Yamaha Tenere World Rally 2022, un redesign di un modello tanto apprezzato e tanto amato, che va a migliorare alcune delle caratteristiche base della moto per renderla ancora più avventurosa. Non a caso il termine World Rally, ovvero avventura attorno al mondo, per affrontare qualsiasi insidia con la massima tranquillità. Purtroppo non possiamo salire in sella, ma andiamo a dare un'occhiata un po' più da vicino grazie alla concessionaria Osenda Moto, di cui sono ospite. Oggi tra l'altro abbiamo tutte e due le colorazioni, ovvero la Icon Blu qui alla mia sinistra e la Midnight Black qui alla mia destra. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra preferita. A me piace moltissimo la nera, ma anche la blu devo dire che con i dettagli gialli ha il suo perché. Trovate tutti i contatti di Osenda Moto, la concessionaria Yamaha di Busca, qui sotto in descrizione. Se volete un preventivo, volete prenotare un test ride, oppure volete semplicemente vedere dal vivo i modelli della gamma Yamaha. Prima di continuare però con tutti i dettagli, vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. L'unico vero modo che avete per supportarmi, in modo che io possa continuare a portarvi contenuti sempre più succulenti. Lo sponsor di questo video è De Agostini. Valentino Rossi è entrato nella storia, così come le sue moto. La Yamaha YZR M1, che ha partecipato nel Mondiale 2016, potrà essere tua in scala 1 a 4 grazie alla collezione De Agostini. Fedele nei minimi dettagli, con adesivi personalizzati, forcelle, ammortizzatore e forcellone funzionanti e catena che gira insieme a corona e pignone. Per assemblarla passo dopo passo puoi abbonarti sul sito ufficiale per ricevere a casa tua all'incirca una volta al mese una spedizione che contiene dai 2 ai 5 fascicoli con curiosità e dettagli relativi alla moto e varie componenti utili all'assemblaggio. Puoi pagare con carta di credito o PayPal, inoltre riceverai tanti regali esclusivi che puoi scoprire sul sito. Se ti abboni tramite il link che trovi in descrizione, riceverai in regalo il modello in scala 1 a 12 della moto di Valentino a Sepang 2013. Dunque, che aspetti? Non vuoi mettere la M1 nel tuo garage? La Tenere 700, come potete vedere, non è stata rivoluzionata, ma sono state apportate alcune piccole migliorie che permettono appunto di avere una ciclistica migliore, una migliore guidabilità, ma soprattutto un'autonomia maggiore. Il cuore pulsante rimane infatti il medesimo CP2 che tanto amiamo, con 689 cm3 di cilindrata, 73 cavalli e 68 Nm di coppia, più che sufficienti per la tipologia di moto, pensate per essere agile e scattante in ogni condizione. E la gommatura rimane la medesima rispetto alla Tenere base e alla Tenere Rally, quindi abbiamo un 21 pollici all'anteriore e un 18 pollici al posteriore, sempre con camera d'aria, mentre la gommatura di serie sono le Pirelli Scorpion Rally STR, una gommatura adatta non solo per la guida in strada ma soprattutto per affrontare sterrati anche piuttosto impegnativi. Anche l'impianto frenante non subisce modifiche, con un doppio disco da 268 mm all'anteriore con pinza Brembo a 4 pistoncini, e anche al posteriore troviamo il medesimo disco con la medesima pinza, questo per avere piena modularità e controllo durante la frenata. Una delle novità più importanti è la possibilità di configurazione dell'ABS in tre diversi settaggi. Abbiamo ABS acceso, ABS completamente spento oppure una configurazione di mezzo, quindi con l'ABS attivo sulla ruota anteriore e disattivato invece sulla ruota posteriore. I più attenti di voi avranno notato invece la forcella nuova, è una Kayaba con finitura Kashima che aumenta l'escursione del modello base fino a 220 mm, ma soprattutto quello che cambia è la ciclistica interna, quindi le molle e la taratura, regolabile completamente tramite il meccanismo nella parte alta della forcella. Questo permette un maggiore controllo, ma anche appunto la possibilità di copiare meglio tutte le asperità del terreno, anche quelle più accidentate. Infatti questa moto è capace nelle mani giuste di fare miracoli e di saltare anche ostacoli piuttosto impegnativi. Altra novità sotto il punto di vista della ciclistica è il nuovo ammortizzatore di sterzo, anche questo completamente regolabile, fatto da
Hollins, non montabile sui modelli rally e base. Al posteriore rimane il mono sempre della Kayaba, che aumenta la sua escursione fino a 230 mm di escursione con comando remoto per quanto riguarda il precarico. Comodo per viaggiare, ovviamente Yamaha prevede tutti i kit di upgrade per migliorare il mono al posteriore, sempre con il suo bellissimo leveraggio che è tanto bello da guardare e molto funzionale alla guida. Avventura significa capacità di coprire lunghe distanze senza fermarsi. Il CP2 non consuma tantissimo e con una guida garbata riesce anche a superare i consumi di 20 km al litro. Tuttavia, mamma Yamaha ha pensato bene di aumentare la capacità del serbatoio. Passiamo dai 17 litri del modello base e rally ai 23 litri. Peraltro però non è stato solamente aumentato il serbatoio, ma è stato studiato un nuovo serbatoio doppio in modo da equilibrare i pesi e serbatoio che si allunga fino alla parte bassa della moto. Questo permette di abbassare il baricentro, rendendo di fatto la moto più agile anche a pieno carico. Ovviamente ci sono due tappi per il serbatoio, ma non è necessario usarli entrambi, in quanto i due serbatoi sono comunicanti e quindi il livello viene sempre livellato in modo da garantire al guidatore il miglior bilanciamento possibile. L'adozione del nuovo serbatoio ha permesso agli ingegneri Yamaha anche di introdurre una nuova sella che diventa più lunga e che rimane sempre sdoppiata per pilota e eventuale passeggero. Soprattutto nella parte anteriore abbiamo una sella che si inerpica sul serbatoio in modo da consentire non solo un grande comfort, ma anche la possibilità per il pilota di muoversi avanti e indietro in totale comodità. Rimane molto morbida, questo perché deve permettere di viaggiare anche per tantissimi chilometri senza provare alcun dolore. Tra le altre chicche cambiano anche le pedane. Sono maggiorate per il pilota con dei gommini che possono essere eventualmente rimossi per la guida in fuoristrada più aggressiva. Questa è un'ottima introduzione in quanto si ha maggior grip e maggior controllo e quindi la possibilità per il pilota, soprattutto con gli scarponi da fuoristrada, di gestire al meglio la moto. Moto che aumenta leggermente di peso fino a toccare sul lago della bilancia a pieno carico i 220 kg. Tuttavia i cambiamenti ciclistici fatti sia per quanto riguarda la forcella sia per quanto riguarda il telaio e i nuovi serbatoi nella parte anteriore rendono la guida anche un pelo più agile e precisa rispetto al modello base. Poi ci sono tante altre piccole accortezze, tra cui il nuovo display. Finalmente anche sul Tenere arriva infatti un display TFT da 5 pollici in verticale, come vuole la tradizione dell'off-road, in grado di visualizzare tutte le informazioni e dotato anche di modulo per la connettività con il cellulare per vedere chi ci chiama e gestire la riproduzione musicale. Un display molto bello e che offre un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Tanti i dettagli diversi rispetto alla Tenere base, tra cui anche i nuovi blocchetti necessari per andare poi a configurare tutte le opzioni del display TFT. Altre piccole novità: il manubrio colorato di nero e ovviamente le frecce che diventano a LED sia all'anteriore che al posteriore per una maggiore resistenza, ma anche e soprattutto per una maggiore visibilità anche nelle condizioni più impervie. L'impatto estetico è davvero notevole, vederle in foto e dal vivo è totalmente diverso. Mentre in foto non si notano tanto le proporzioni e le differenze rispetto al modello base, devo dire che dal vivo il nuovo profilo anteriore è davvero imponente. Peraltro molto bella la sovrastruttura in plastica con questa colorazione camouflage, molto azzeccata. Integrati anche i supporti valigie direttamente sul codone in modo da poter montare anche borse dalla grande capacità. Cambiano anche le protezioni motore, che sono sia nella parte bassa che nella parte laterale. Diventano più robuste e più ampie proprio per fornire maggiore protezione sui terreni più accidentati e proteggere gli scarichi e la parte bassa del motore da eventuale pietrisco e detriti sollevati dalla ruota anteriore. Un'altra piccola chicca è che cambia anche il posizionamento del filtro dell'aria in modo appunto da prevenire l'ingresso di polvere nel condotto di aspirazione. Insomma, Yamaha Tenere World Rally 700 diventa una moto ancora più spinta e dedicata agli amanti dell'off-road e dei tour estremi. Leggera, compatta, maneggevole, con una ciclistica veramente migliorata rispetto al modello base e con il nuovo display TFT che permette di avere ancora più controllo di tutti i parametri della moto. Importante avere le tre modalità dell'ABS, soprattutto per la guida in off-road, e al posto della 12 volt abbiamo già montato una presa USB nella parte anteriore in modo da alimentare il nostro navigatore oppure il
il nostro cellulare con estrema semplicità. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 12.599 euro, a cui poi si possono aggiungere i vari optional, come per esempio lo scarico a Krapovic oppure altri dettagli funzionali ed estetici a seconda delle vostre esigenze. Non c'è alcuna differenza di prezzo per le due colorazioni, quindi scegliete quella che più vi piace, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e spero un giorno di poterla provare. Se avete altre domande fatemele sempre qui sotto nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!